Eccoci di sera, un po' tardi, e direi che è l'atmosfera perfetta per giocarsi questo gioco che ho visto, abbiamo visto nelle offerte di Steam. È come dire, ci si innamorava di questo gioco a vedere i soli screenshot, quindi penso che molti abbiano usufruito di questa offerta. Ora, dando più spazio ovviamente al gioco, perché non si parla, però c'è questa atmosfera importante, dobbiamo dare una nuova partita. Ho già visto qualcosina, ma iniziamo da capo. Eccoci qua. Saluti. E si parte con il nostro veicolino. Come avete visto, c'è qualche tipo di infestazione aliena che ha racchiuso il sole in una morsa fluente di nerume, di oscurità. Possiamo trasformare e rendere prestante Ole, siamo in un bel mondo esterno. I cattivoni hanno assediato tutto quanto. In questo modo possiamo scoprire le nostre indicazioni, capire dove andiamo. Abbiamo una bella mappina a disposizione, coperta. Cerchiamo di capire il da farsi. Questi già stanno cercando di combattere inutilmente contro degli esseri immondi che noi dovremo subito analizzare. Per esempio, raggirando questo ostacolo. Lì c'è la nostra arma, l'arma non definitiva ma di base, che riuscirà a sorprenderci eventualmente. Ecco degli ottimi geyser che non sono danneggianti, che però arrecano un po' di disturbo alla deambulazione del mezzo. In questo modo, se riusciamo a fare un bel giro da questa parte, non ricaviamo nulla, mentre da quest'altra parte, se riusciamo a fare il giro e a cogliere il momento giusto, riusciamo poi a prendere la strada corretta. Ora, insistendo su questo tipo di movimento, possiamo azzardare questa ipotesi. Esatto. Con successo riusciamo a raggiungere i piani più elevati. E a questo punto ci aggiungiamo
a un bel checkpoint, seguito dalla estrazione della nostra arma. Ecco qua, in qualsiasi momento puoi assegnare agli strumenti i tasti di scelta. E ovviamente diamo all'1 il nostro laserino e al 2 un po' di sparo. In questo modo possiamo sparare a questi tentacolini fastidiosi. Vediamo che anche i nostri amici si sono dotati, loro altrettanto, di ottimi elementi. Mentre sappiamo che adesso la strada è libera, perché possiamo analizzare rettalmente tutti i nostri amici cattivi. Ecco i signori che si fanno avanti, degli ottimi checkpoint che non sono mai sgraditi. I nostri amici ci seguono. Notiamo gli amici e queste spore maligne che cercano di farci costantemente un culo a quattro, mentre noi, attraverso queste mini zaffatine, ci godiamo la loro distruzione. Vai, signore. Controlliamo la mappina per scoprire tutti gli angoli. Per esempio, questo è un luogo dove ti fanno solo del male. E non c'è alcun vantaggio apparente nell'andare lì. Questa è una mega spora, a quanto pare molto molto cattiva, che noi cerchiamo di evitare, anche se apparentemente è inoffensiva, ma è pronta a risvegliarsi dal sonno. Eccolo qua il nostro amichetto, che sta cercando di rimuovere delle pietre con questo braccino, che noi andiamo subito a recuperare. C'è qualcosa che non va, c'è una scossa di terremoto, succede la catastrofe e viene eliminato, mentre noi possiamo acquisire finalmente il suo braccio meccanico. Ecco il suo braccio operativo, che noi andiamo subito ad assegnare con un numero 3. Allora, il numero 3 può acchiappare della roba e far cadere tutto quanto. Ecco, il nostro braccino è molto molto utile. Ora possiamo spostarlo. Spostare della roba in questo modo. Esatto. Ragazzi, potete venire, non potete venire. Mentre attendiamo che i ragazzi possano trovare una via secondaria per raggiungermi. Qua c'è un po' di tutto. Qua c'è un po' di tutto. Cerchiamo di liberare la strada. Esatto, in questo modo. Ecco i cattivi, li analizziamo. Si nascondono nell'ombra. Sono danneggiato già. Sono già molto molto danneggiato. Vedete che c'è uno sfarvillamento luccicoso. Cerchiamo di tirare su questo mentre velocemente raggiungiamo l'uscita. Switchiamo subito e spariamo per evitare ulteriori disastri. Il salvataggio rigenera la nostra energia, il che è la cosa che attendevamo. Ora cerchiamo di scoprire questi spazi bui, nonostante non ci sia nulla di interessante alla fine. Non si può andare più in alto di così. Bene, queste sono le atmosfere magiche che uno o gioca qualche horror o gioca un qualcosa di simile. Alla sera, belli rilassati, molto relax. Ora, signori, andiamo a vedere che cosa ci offre quest'altro panorama. Ci sono dei cattivi, dei tanto tanto cattivi, che noi dobbiamo liberare. Però prima di liberare cerchiamo di, ecco, recuperare tutto lo spazio. Magari c'è qualche obiettivo di Steam. Signori, liberiamo la strada. Via 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 via. Eccoci qua. Cercano di spararci. C'è una sfera luminosa, un barlume di luce, una stisa di sole che noi acchiappiamo, tiriamo via. Eccola lì, l'abbiamo conquistata, è di nuovo tra noi.